Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Questo ho già pensato di fare un video haul per quanto riguarda degli acquisti che ho fatto da Primark. Da Primark si può dire che è già arrivato il Natale, perché comunque ci sono un sacco di cose natalizie già in esposizione, quindi assolutamente se avete Primark andate a spulciare, perché veramente è il top per quanto riguarda il Natale. Allora, faccio vedere i miei acquisti che ho fatto questo fine settimana e inizio facendovi vedere delle ciabattine di casa che ho comprato, appunto ispirata dall'atmosfera natalizia, e sono queste bellissime ciabattine morbidose, e mi hanno colpito proprio perché è stato proprio di Natale. Hanno questi pupazzetti qua sopra la pianta, e la cosa carina è il fatto proprio del colore tutto brillantinato rosso, perché proprio sta proprio di Natale, quindi l'ho prese per questo motivo. E queste l'ho pagate soltanto, si è staccato però mi ricordo, 5 euro. Proseguo con gli acquisti. Allora, sempre in tema natalizio, ho voluto acquistare questo piccolo pettine con il pompon. Mi piaceva il fatto che fosse tutto praticamente color oro con questi brillantini e questo pompon sotto. Anche per un'idea regalo l'ho trovato troppo sfizioso e quindi ho deciso di prenderla. Eccola qua, 2 euro. Poi ci sono anche, c'è anche la versione quella più grande, come spazzola più grande, poi altre forme di spazzola, quindi assolutamente da Primark c'è la scelta. E questo è quello che ho scelto io. Poi ho scelto una cosa veramente natalizia. Anche in questo caso sono stata fortunata, perché comunque era uno degli ultimi che erano rimasti, e sono questi orecchini stupendi natalizi, cioè vedete, sono stupendi questi per Natale. La cosa che mi ha colpito è il fatto che, adesso vi faccio vedere, che si illuminano. Appena ho visto questo particolare ho detto: ma sono veramente belli questi orecchini, stupendi. Chiaramente non da utilizzare tutto l'anno, ma soltanto nel periodo di Natale. Sono rimasta veramente innamorata di questi orecchini, assolutamente carini. Poi ci sono altri modelli, quindi assolutamente da Primark c'è una vasta scelta. Però questi, secondo me, così belli non ce n'erano, secondo me, di così belli. Quindi mi sono detta, me li acchiappo subito perché sono troppo carucci. Ed eccole qua. Poi ho preso, reparto, diciamo, da mangiare, queste caramelline tipo piccoline sono, ve le faccio anche vedere che sono già state aperte, caramelline piccoline zuccherate, sono molto molto buone, a soltanto 1,50 euro, giusto uno sfizio così. Poi le Mentos, il tris di Mentos, che assolutamente non può mancare, a 1,50 euro. Poi ho scelto una magliettina da pigiama che era scontata a 4 euro. Vedendo che era scontata ho detto: allora mi vado subito diretta a prenderla, perché è veramente caruccia. È tutta rosa con questo, non so come definirlo, pupazzetto, che cos'è? Un alieno? Che cos'è? Non lo so. E c'è scritto Snuggle, Monster, cosa del genere. Io con la pronuncia in inglese non fateci caso. Comunque era troppo carina, soltanto 4 euro. Vediamo se trovo l'etichetta e vi faccio vedere. Eccola qua. Costava, aspettate, costava 9 euro e io l'ho pagata soltanto 4. E ho preso la taglia XS, però vi posso garantire che comunque è... cioè, nel senso, comunque enorme, è una XS, ma enormissima. Ci sta anche una M dentro, anche chi ha una M, secondo me, dentro questa maglietta. Eccola qua, molto molto carina. E come al solito vi lascio sempre la clip dove la indosso. Eccola qua, la magliettina del pigiama indossata. E ce l'ho su e vi dico che è veramente caldissima. Un'altra cosa molto carina che ho preso, che veramente appena l'ho visto me ne sono veramente innamorata, è questo vestitino color vinaccia, non so, vinaccia, bordeaux, non so come definire questo colore. È questo vestitino lunghezza media con queste spalline così, bello pesante, quindi è invernale secondo me, anche se c'è da dire che si può anche utilizzare in estate secondo il punto di vista, cioè è pesante ma non quel pesante eccessivo, con questa cinturina qua. Questo è veramente un bellissimo vestito, questo per le feste potrebbe essere utilizzato con un coprispalle con qualcosa sopra ed è stupendo. Eccolo qua, chiaramente non renderlo così, lo so, però questo qua lo faccio vedere indossato tramite una clip e lo vedete subito.
Ok, questo è il vestitino indossato, come vedete veramente molto molto carino. Come lunghezza è una lunghezza media, poco più su del ginocchio. Ok, proseguo con gli acquisti. Allora, siccome il mood natalizio mi ha coinvolto quel giorno, ho deciso di prendere anche questi calzoni natalizi belli, pesanti, che adesso vi apro anche e ve li faccio anche vedere. Cioè, sono veramente stupendi. Cioè, veramente una cosa meravigliosa solo da vedere. Guardate che belle. Guardate. Sono blu, però guardate che spessore dentro. Tengo veramente caldo. Proprio i piedi sono caldissimi qua dentro. Poi mi piaceva un sacco il fatto che ci fosse questo raffigurato questo Babbo Natale e questo disegno qua tipico natalizio, cioè veramente stupende. Queste soltanto 4,50 euro. Mi sono scordata di dirvi i prezzi, scusate, di questo vestito. Questo 14 euro. Poi ho deciso di acquistare delle mutandine, siccome erano in sconto a 2 euro ne ho approfittato e ho preso questo pacco da 4, soltanto 2 euro. Erano prezzate 4,50 euro, però comunque alla cassa sono passate solo 2 euro, quindi ho detto un'occasione d'oro perché comunque sono 100% cotone. Poi comunque sono anche carine perché sono questo color azzurrino ottaneo, non so come definirlo. Questo rosino, questo color verde ottaneo e questo color pesca, lo definirei. Comunque le ho già provate queste mutandine di Primark che sono ottime. Poi siamo quasi alla fine, reparto skincare non può assolutamente mancare e mi sono scelta questa maschera, che però non è una maschera in tessuto. Praticamente questa maschera, che sarebbe una maschera tipica normale come l'argilla, che va applicata sul viso e poi va risciacquata, però l'unica differenza dalla maschera d'argilla è che questa è al mar morto, mi sembra, e all'interno dei granuli, così quando noi andiamo a levar via la maschera va a scrabbare il viso e toglie via tutta la pelle morta, le impurità. Questa qui è già provata e costa soltanto 1 euro. Un'altra maschera che compro sempre è la maschera in tessuto idratante all'avocado e ne ho prese 2 perché le faccio spesso come maschera in tessuto e quindi mi sono trovata sempre molto bene e quindi l'ho ripresa. Poi ho preso quest'altra maschera sempre in tessuto che non ho mai provato, che sarebbe una maschera con acido ialuronico e cos'altro c'è all'interno? Acido ialuronico semplicemente. E sarebbe una maschera in gel praticamente. Siccome non l'ho mai provata, ho deciso di acquistarla appunto per provare questa tipologia di maschera ed è una hydrogel mask. Vedremo un po' come sarà, insomma. Questa 2 euro, le altre 1,50 euro, questa invece 2 euro. L'ultimissimo acquisto è questo set di panni struccanti. Questi, non so se ne avete mai sentito parlare, sono dei panni che vanno bagnati con l'acqua calda calda, strizzati, e in questo modo cosa si fa? Quando il panno è bello impregnato di acqua calda, viene strizzato, va passato sul viso e rimuove tutto il make up senza utilizzo di detergenti. Devo dirvi che io ho già preso un panno struccante, non mi ricordo di che marca, e non mi sono trovata male. Effettivamente consumate meno, diciamo, meno salviettine struccanti, insomma, quindi conviene prendervela. Quindi io ve la consiglio. Questa era un'offerta invece di 2 euro, soltanto 1 euro, quindi ne ho approfittato in quanto c'erano 2 anche nella confezione. Eccole qua. E niente, il video haul finisce qui. Spero che i miei acquisti, diciamo maggior parte natalizi, vi siano piaciuti e vi aspetto al prossimo video. E chiaramente spero che abbiate il piacere di iscrivervi al mio canale. Un abbraccio e al prossimo video.